la professoressa Ornella Mariani, scrittrice. L'onorevole. Scrittore, io non ho la sindrome di quella Ah, non... signora, no. Esiste Scrittore. un maschile, un femminile ed un neutro. Neutro. La mia professione è neutra. Va bene. Sono arrivata ieri da Bruxelles, dove, come è noto, è stato presentato un altro mio volume. E non mi sono sentita in Europa. Perché Perché? a Bruxelles si parla arabo. Prendi un taxi finalmente non islamico e ti trovi un belga doc che ti chiede di convertirti perché si è già convertito. Quindi qui siamo al delirio. Per quello che ho visto ci vuole psichiatria di massa. Però, come ho detto a Bruxelles, le responsabilità sono solo e tutte nostre. Perché, mi sosterrete in questo, ogni religione che su questo pianeta sia praticata Ammesso che questa lo sia. fonda su pilastri etici. Di qualcosa siamo certi, che l'Islam di etico non ha nulla. Quindi noi abbiamo sdoganato, legittimato una pratica trivialmente tribale e le abbiamo dato la patente di religione. E questo è un crimine che noi Io parlerei di pagheremo. islamismo radicale, non No, bisogna per me tutto generalizzare. l'islamismo, non tutti Vi gli prego. islamici sono terroristi, però sta di fatto che tutti i terroristi sono islamici. Per me l'adesione all'Islam richiede la prescrizione della imbecillità, della ignoranza e della brutalità, non c'è altro. Se tu guardi la dinamica femminile, ci hai fatto sentire le dichiarazioni Ma aberranti adesso lo farò di sentire queste qui, altre ancora. e poi ti trovi una Mogherini in circolazione come Con il rappresentante, ma di che velo, stiamo quando parlando? le arabe Questo stesse è musulmane servilismo a non portavano il mazzetta, velo. Cioè. è servilismo mazzettaro. Io se avessi previsto di dover parlare dell'etamaio islamico, non sarei venuta. Perché io le responsabilità di quello che accade non le ascrivo all'Islam, le ascrivo alla feccia che ci rappresenta sul piano istituzionale in Italia e in Europa. Io lo Quando stesso. noi abbiamo un signore che si chiama Tajani, che consente sputi in faccia al mio paese ed è un personaggio squallido e non interviene, io me ne fotto dell'Islam, capisci? Perché Vabbè, tutto così. questo accade perché la nostra classe politica, l'Ayatollah a Roma, la Bonino, la Mogherini, la Boldrini, i nani, le ballerine, le puttane di regime consentono tutto questo. Io non ce l'ho con l'Islam, ce l'ho con questa gente.